Le 10 cose che non sai su SpongeBob. Il creatore ha ammesso di essersi ispirato ai 7 peccati capitali per creare i suoi personaggi e così Patrick è la pigrizia, il calamaro è l'ira, Mr. Krabs rappresenta l'avidità, Plankton è l'invidia, Gary, la chiocciola di SpongeBob, è la gola, Sandy è l'orgoglio e SpongeBob, lui dovrebbe essere la lussuria, ma questa cosa non ci convince più di tanto. In realtà Squiddy non è un calamaro, ma un octopus a cui sono state date 6 zampe solamente perché il disegno risultava più carino. Se David Hasselhoff è l'unico umano che compare nel cartone, Pink, Johnny Depp, David Bowie, Whoopi Goldberg e Robin Williams hanno prestato la voce a personaggi di SpongeBob. Il primo bozzetto del disegno di SpongeBob aveva un cappello verde. SpongeBob è stato 374 volte impiegato del mese, questo significa che ha lavorato ininterrottamente per 31 anni, ma sulla sua patente la data di nascita ci rivela che SpongeBob ha 30 anni, perché è nato il 14 luglio del 1986. L'hamburger che mangiano tutti a Bikini Bottom e quindi il Krabby Patty è vegetariano, l'ha detto il creatore, altrimenti i personaggi di SpongeBob sarebbero dei cannibali. Stephen Hillenburg, il creatore di SpongeBob, è un vero biologo marino. SpongeBob era stato disegnato all'inizio con le sembianze di una vera spugna marina, ma il risultato ovviamente era troppo realistico e lo faceva assomigliare a una sorta di blob, per questo si decise di dargli la forma di una spugna da cucina. Il Krusty Krab ha la forma di una trappola per aragoste, piuttosto ironico dato che il padrone del Krusty Krab è un granchio. SpongeBob è il cartone preferito di Barack Obama. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: è il mio cartone animato preferito perché lo guardo con le mie figlie. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e se vi va, lasciate un mi piace.